Ad allestire gli spazi pubblici il consorzio Pomezia Sport, che ha messo in luce numerose discipline. L'obiettivo è presto detto: fornire ai giovani e non una possibilità di scelta dell'attività che più incuriosisce. Abbiamo come consorzio individuato questa giornata per promuovere le discipline sportive del territorio, sia delle società appartenenti al consorzio che delle altre associazioni sportive del territorio, per far vedere ai cittadini, per far vedere alla cittadinanza di Pomezia che lo sport a Pomezia è vivo, che può sicuramente essere potenziato, ma che le basi per dare un servizio associativo e sociale in questo momento difficile a tutti i cittadini è sempre molto 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 attivo. A contribuire alla riuscita della festa dello sport insieme al consorzio pometino anche l'amministrazione comunale, affiancatasi per organizzare la logistica delle piazze e occupatasi della predisposizione del servizio sanitario in caso di infortuni. Decisivo per il presente ma anche in ottica futura è il contributo del mondo dell'associazionismo sportivo come primo baluardo dei valori sociali ed etici. Salvaguardare le attività dei bambini meno abbienti è infatti una nobile causa perorata dalle società pometine. Bilancio positivo dunque per questa prima edizione, che potrebbe diventare un appuntamento fisso a partire dal prossimo anno.